quando sono così solo con lui, che devo cominciare a pensare a una storia, a regalargli una trama, qualche cosa per vedere se lui è d'accordo. La prima cosa che io disegno generalmente di corto maltese, che mi nasce dal foglio in bianco, sono gli occhi. La prima cosa che mi succede è quella di misurarmi con il suo sguardo. E là è come se già mi dicesse: ma che intenzioni hai tu adesso? E allora rimane un po' un fatto così di una mia perplessità e poi parto a fare il resto, diciamo così, del disegno e nasce, no? E mentre lo disegno ho già in testa qualche frase, qualche cosa da dire, perché delle volte mi innamoro di un'immagine e parto per fare quell'immagine, è tutta una storia magari è attorno a un'immagine che voglio disegnare, altre volte invece perché è una frase o perché ho sentito una frase, perché mi piace un certo discorso. E allora mi baso su quella, ma generalmente parto sempre dal finale della storia, perché se io ho un buon finale, allora ho anche una buona storia. Chi ha ispirato cinematograficamente Corto Maltese? Cinematograficamente, io l'ho sempre detto, che è inutile fare un film su Corto Maltese perché esiste già, ed è un film di Burt Lancaster, in italiano era tradotto con il titolo di Il Trono Nero, un film del 54 mi sembra, ma il vero nome di quel film, il titolo di quel film è His Majesty O'Keefe. Bene, credo che è stato quel Burt Lancaster là del 54 che mi ha ispirato un po' a Corto Maltese. Ti dico, l'avevo già ritrovato prima nei racconti di Mari del Sud, nelle storie di Jack London, nei personaggi di Conrad, di Melville, c'è sempre stato un po' un Corto Maltese. E poi fino ad arrivare a questo film dove c'è una specie di vestizione di Burt Lancaster che si indossa gli abiti, diciamo, di capitano della Marina Mercantile, ed è Corto Maltese. La battuta più bella che dice Corto Maltese in tutta la sua saga. Forse la battuta più divertente di una storia cinese, credo, in Corte Sconta, detta Tarkana. Lui si fa un bagno, perché è un eroe pulito, spesso si doccia, spesso fa i bagni. E in quel momento l'ho messo là così, in questo disegno, che guarda verso il lettore e dice: ai ai Corto, stai per dire una coglionata. Ecco, quella mi sembra che la battuta che l'ha dimensionato come uomo, che permette così all'autore e al lettore di ripensare un momento, no? A cosa verrà dopo, perché ha detto quella battuta. Quello mi ha sempre aiutato molto. Pratt, una volta tanto vi trovate faccia a faccia con Corto. Cosa gli vorresti dire? E cosa devo dire a Corto? No, gli sto preparando una nuova storia, gli sto preparando una storia di nuovo a Venezia, perché so che lui amava molto questo periodo veneziano, e allora penso che gli preparo questa storia. Ecco, gli preparo una storia.